Io direi di iniziare da 1, 2, 3. Allora, l'ultima volta eravamo a 2.5. No, 1, 2, 3, la versione. Ah, sì, però... Noi abbiamo la versione 123 che è appena uscita, dovevamo fare altro, però loro hanno rotto talmente tanto il cazzo che ho detto vabbè. Vabbè, nuova facciamo. Versione appena uscita, proviamola. Dai. E adesso abbiamo il doppio salto e come vedete... Si... Allè! Allè! Però sei scarso forte. Ero salito in alto. Ero tanto in alto. Se sei scarso non è colpa di nessuno tranne che tua. Ero altissimo. Ma quindi che cazzo vuoi fare nella tua vita? Voglio vedere se riesco a saltare molto in alto. Bello però, eh. Credo che qui noi non ci si possa salire. Vedete questa cosa qui, ragazzi? Questa non è un problema. Tanti giochi sì, non è hanno un problema. Il problema è che questi stronzi ti danno un potere che ti permetta di arrivarci. No, non si può andare più in alto di così. Secondo me loro proprio non è di lì. Però qua è un bel salto, compà. Vai giù, fammi vedere. Guarda giù. Madonna, se sei un pazzo! Mamma mia, se sei un pazzo! Guarda, ma adesso pure una cosa! Questa è quella della missione finale. Perché in realtà Cyberpunk è grosso come Urbino. Violence, pericolo moderato. Ma abbiamo già fatto questo? Certo. Vediamoci al motel. Notel. Cosa vuoi? È un motel o un hotel? Motel Notel. Tu la vuoi interattiva andiamo. La missione? Sì, sì. Interattiva di così. Giusto, giusto. Ha riscontrato un errore causato dai dati di giochi incompleti o danneggiati e verrà chiuso. Ma in realtà sta ancora girando. Desideri che... Riapri Steam... Cyberpunk, riapri Cyberpunk. Ma perché dobbiamo chiuderlo? Noi continuiamo. Iniziavo a pensare e non venissi più. Non avrei dovuto... Signorina! 5, Fregnami un portachiavi. Lizzy Wizzy. Ah, Lizzy Wizzy, ma l'abbiamo già fatto con Lizzy Wizzy. Siediti, parliamo. No! Ha detto, 4. Ha detto siediti, parliamo. Porca puttana. Senti come trizzica. Lizzy Wizzy l'abbiamo già fatta. Ho sentito qualcuno dire Sodargo, non è vero che le missioni sono tutte che ti siedi e parli con qualcuno. Dove ve lo vai? Ma da, scusa, se l'abbiamo già fatta? Sensibile. Una se l'abbiamo già prima. Fatta, però, se tu hai messo un caricamento del 93, che poi è buono perché sta andio al punto giusto. Ma in pure diceva cazzo... che era incompatibile con la puttana della mamma, così ha detto lui. Vai da Panam. Perché non c'è più la mappa? La mappa c'è, oh. Dov'è il percorso? Ma non si vede il buco del culo del castello. Vai avanti e vedi tutto. Posso dire che non funziona? Perché c'è un... Non sta funzionando più niente. Un ferro spirato a me. No. Si sta spaccando tutto, compa. C'è un muro invisibile. Eh no, ci sei andato contro, è normale. Spingi questa leva in avanti, dai. Eri solo troppo giù. Se n'è andato l'audio. Sta crollando. È tornato l'audio. Salta, sei sottoterra. Ma dove? Salta. Dove sei? Io non capisco che succede. C'è un qualcosa qui, ci doveva essere qualcosa qui, stai palesemente viaggiando su qualcosa. Ora scopriremo l'entità di quella... Senti, guarda l'audio qui finisce. Non si caricano più le texture, carica da metà. L'audio non si sente più, è tornato l'audio. È ritardissimo l'audio. Ma secondo me, ah oddio che cosa è successo, te lo dico io. Si è caricata la porzione di mappa di dietro, ma le altre no, perché ha collassato il gioco. Quindi quello che succede adesso è tutto precaricamento. Adesso non ci caricherà più le altre cose. Allora, se ho capito quello che è successo. Siamo per le strade di Tufara per il momento. Questo... No, non caricherà più niente. Non caricherà più gente, non caricherà più niente. I bar, qua c'è un bar, vedi? Le texture non le carica più. Tu hai caricato solo la struttura in questo momento. Capito? Stai caricato solo con la struttura. È come se fossi... Questa è struttura. Oh! Guarda! No, torna indietro, fammi vedere! Guarda quante macchine! Tutte farlocche, tutte finte. Guarda quante macchine! Ci sono persone volanti! Che cosa bellissima!
Guarda quante persone. È veramente stupendo. Uno! Uno! No! Aggrasciato! Nessun no, gioco sarà aggrasciato, quindi io direi che è fuori dal punteggio. Ma come fuori dal punteggio? Ti ho appena fatto vedere il codice, sei tipo in Matrix adesso, sei Gesù. Ma ho capito, ma il gioco continua a fare schifo, capito? Continua. Ma sei Gesù adesso, puoi fare quello che vuoi, puoi controllare il sistema. Potresti anche andare sotto la mappa adesso. Non che sia così difficile, in effetti. Chiama, allora, vuoi romperlo? Vuoi finire a romperlo? Chiama un veicolo. Chiama il tuo veicolo. È impossibile. Non ci arriverà mai. Hai perso tutto. Non puoi cacciare ancora l'arma? Si è bloccato tutto. L'ho detto, dal momento in cui cacci il... Ok, niente. Allora, raga, finora la 1.2.3 è la versione migliore, devo dire. Vai. Dove siamo? Vai alla Riot di sera. Vabbè, non l'abbiamo già fatta questa. Si conclude semplice comunque. Quello ci dice, vuoi il doppio? E non dire che scopa le altre cose che si muovono. Devi controllare le telecamere, vai. No, devi controllarle. Controllarle perché? Ah, controllo le telecamere. Accendi, controllo remoto. Champagne? Che bella sorpresa. Consideralo un segno della mia gratitudine. So che non accettate spesso di usare i relic, ma beh, di solito non capita neanche di creare un engramma di una persona vivente. Ma quindi sono collegate a noi. L'hai sentito anche tu, vero? I relic vogliono fare a lei quello che hanno fatto a me. Non esattamente. Tu sei stato cancellato. Lei verrà solo copiata in un backup. Un backup? Vì! Stiamo parlando di una persona, non delle foto delle vacanze. Hanno corretto anche questo, vedi che poi adesso è meglio. Perché? Non c'era scritto nell'1, 2, 3. Vabbè, sputtaniamo cosa? Abbiamo finito? Completato Violence. È un incarico che basta, si chiama abbiamo Violence. Abbiamo finito, tutto qua. Era meglio se lo ammazzavamo, andiamo ad ammazzare. Andiamo a ammazzare? Non si può. Bella sta immagine. Che c'è dietro questo cartello? Allora, dobbiamo prendere un'altra missione, bella sta macchina. Ma comunque la stabilità mi sembra sia migliorata. Incontra Panama, facciamo questa? Guarda che bello è qua. Dai, siamo a 3, 4. 4, palla senza 4 non ho capito per cosa. 7? Non ho capito per cosa gli stiamo mettendo. No, ho detto 7. Ah, questo è quello che ho fatto io. Mamma, quando siamo ripartiti indietro. Vengo con te, facciamoci sta avventura insieme e vediamo se riusciamo a fare sta romance di merda. Dove ci fanno vedere un filmato di 4 secondi di trombata e il giocatore medio dice: ne posso la pena. Porca Sinergo, sempre serve tutta la calma di sto mondo. Ma sì, piano piano. Che io già ho già finito proprio dall'inizio del gameplay, però. Ma piano piano, stanno? Aspettiamo i nemici che si affacciano. Che cosa fa un cazzo di cecchino? Aspetta tutto il cazzo di giorno. Wow, è stato proprio potente. Madonna. Tu devi essere paziente perché poi vieni ricompensato. Ti tolgo un voto perché a questo giro hanno passato. Mettiamogli 6. Hanno superato il limite, beh? 6. Oh, 1, 2. Però vedi che il fucile cecchino funziona. Tu sei sempre convinto che siano poco efficaci queste armi. Invece secondo me se loro non si compenetrano con le porte, non escono nel Cristo. Come dici? Niente, è una cosa mia. Sparagli in petto. Ma poi che fucile a cecchino è se qui c'ho due per Guarda, entriamo da qui, facciamo proprio una cosa super cecchinosa. Ma sta parte qua l'hanno t'hanno fatta visto così. Tutti quanti t'hanno visto. Ma tanto mi sarebbe bastato uccidere il primo che tutto l'avamposta avrebbe saputo. Però devo dire che con l'headshot no, basta, quando ne devi sparare? Due perché se gli prendi sul. Se lo prendi sul braccio. Qualcuno prenda la Cosa è successo? È inciampato ed è morto! Ah, ma ricordo questa! Sono 6 volte che te lo dico, sai! Ma non mi ricordavo che era quella con la luce buona. Questa è quella con la luce buona, vedi? Panam, stai facendo un errore! Un altro! Stai parlando sul serio! Sì, dovete, dobbiamo sparare. Oh, che coglioni. A few moments later. Calmiamoci tutti, noi ci vogliamo chiamare Panam, quindi vattene a dormire. Vattene, vai via. Oh, mo tocchiamogli tutti. Ma è scomparso nel frigorifero. Fai un brindisi agli Abdod.
Cosa gli hai preso agli abdomi? Fai un brindisi. Dai. È difficile abituarsi. Non ti arrabbiare. Qua ci giochiamo tutto il nostro essere nomadi. Soddisfatta del suo soggiorno, signora? Sarebbe no, questo diciamo. Credo che dormire. Forse ora si sta rilassando un po' troppo. No. Che sì, diciamo? Com'è il suo whisky? Mi sa che siamo nel bel mezzo della tempesta. No, non importa niente, sarebbe più comodo prendendosi. Tocca la coscia! Dite. Sai di che tipo? Dai! No. No. Ma se... Stiamo bene così. Non roviniamo tutto, ok? Vedi? Vedi? Ci ho sempre avuto ragione. Mi dispiace, non so cosa mi ha preso. Dai, scusiamoci. Ma non serve a niente. Provaci. Mi dispiace. Non so cosa mi ha preso. Va tutto bene. A volte l'anguilla vuole avere ragione. Niente. E certo. Amici sì. Io ci ho provato a fare in culo due meno uno. Quindi se non tocchiamo la gamba non si combina niente. Se tocchiamo la gamba non si combina niente. Cazzo sei profondo sto GDR. Il vento si è calmato. Il vento si è calmato, mettiti giù. Però che bello. E te sei sempre contro luce, pana, porca puttana. Mentre tu... Prenditi quel fucile da cecchino. Non vogliono conoscere i nostri percorsi, no? Beh, ora tocca agli Aldegardo. Devo andare in ricognizione. Ancora una cosa. La tua ricompensa. Ah, adesso te la fai bloccato. Prenditene cura. Mi ha servito bene. Prendi il fucile da cecchino. Sarai in buone mani, Panam. Questo è carino. Lo so. Allora, grazie. Guammamino. Comunque ragazzi, noi su questo meraviglioso tramonto, nel meraviglioso deserto del meraviglioso cyberpunk, guarda che belle le ombre sulle montagne che sono azzurre, che proprio da quella sensazione. Dobbiamo aumentare il voto. Il deserto è bellissimo. Ma è tutto bello l'ambiente, poi succedono altre cose. Ma... Guarda che bello il senso di profondità. Proprio guarda lì. Allora, CD Projekt regala questo motore a tutti, rendilo aperto, così vedi la gente brava che ci fa.